Continua la fase di discesa del contagio nelle Marche, anche se con un numero quotidiano di nuovi positivi ancora alto e la pressione ospedaliera ancora da ridurre. Inizia così l'aggiornamento fornito dal governatore della regione Francesco Acquaroli sull'andamento del Covid nelle Marche dopo la prima settimana di rientro in zona arancione. Le comunicazioni del presidente si sono poi spostate sul tema dei vaccini. Nel fine settimana, grazie al lavoro dei punti vaccinali territoriali ospedalieri e dei medici di medicina generale, sono state raggiunte le 11.000 inoculazioni giornaliere, vaccini che anche a Pesaro non si sono fermati nel fine settimana e che hanno visto salire al 75% la percentuale dei medici di base impegnati nella campagna di somministrazione. Da oggi inoltre sono passate da 4 a 6 le postazioni di medici presenti all'ex Aristo, sede vaccinale pesarese. A livello regionale non si è fatta attendere invece la risposta del commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, alle richieste giunte dalla consigliera del Partito Democratico Micaela Vitri, che da settimane sottolinea la necessità di implementare il numero di sedi vaccinali per la provincia pesarese. Ho iniziato ad avanzare richieste con un'interrogazione l'11 febbraio in consiglio regionale, a cui l'assessore Saltamartini non ha saputo dare una risposta. E continuiamo ad avere da 2 mesi solo 3 punti vaccinazione nella nostra provincia, Pesaro, Fano e Urbino, mentre il decreto sostegni ne prevede uno ogni 40.000 abitanti, quindi dovrebbero essere almeno il triplo. Oltre a quelli esclusivi per soggetti fragili, come a Fossombrone e a Pesaro all'ospedale di Muraglia, il generale Figliuolo ha assicurato che saranno aumentati e ai grandi hub saranno aggiunti dei punti minori. Mi auguro che avvenga al più presto perché le lunghe distanze da percorrere in auto, le code e gli assembramenti nei punti vaccinali davvero non sono più accettabili. Prossime ai nastri di partenza anche le somministrazioni in farmacia, che dovrebbero prendere il via entro un paio di settimane e quindi a conclusione del mese. Noi ci stiamo attrezzando, insomma, stiamo predisponendo 6 sedi come farmacie comunali, 5 a Pesaro e una a Gabice per poter fare un lavoro importante nel momento in cui si partirà. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Poi la partenza vera e propria della vaccinazione dipenderà dall'arrivo dei vaccini e dalla disponibilità dei vaccini. Crediamo così in maniera del tutto sensata che tra la fine di aprile e la metà di maggio si potrà partire. Stanno facendo la formazione i nostri farmacisti, insomma le farmaciste in maniera quotidiana, poi ci sarà un momento anche di formazione proprio sul campo nelle Marche, si sta decidendo di farla negli hub di vaccinazione. È possibile. Come prevede il protocollo nazionale che è stato sottoscritto e che ogni regione poi farà proprio, sta facendo proprio, svolgere sia le vaccinazioni all'interno delle farmacie stesse, oppure le farmacie potranno svolgere quel tipo di attività a farmacia chiusa, cioè cosa so, prima dell'inizio di orario di apertura o durante la pausa pranzo, oppure nella parte serale, o il sabato, la domenica, nel caso in cui le farmacie siano chiuse, oppure si possono trovare anche locali esterni che siano nell'ambito di pertinenza della farmacia stessa, in cui poter attrezzare veri e propri hub vaccinali. Ed è quello che in qualche modo noi, farmacie comunali di Pesaro, assieme a quella di Gabicce, stiamo cercando di fare,